Si apre con un lungo applauso la prima puntata del talk show Ballarò condotto da quest'anno da Massimo Giannini. Il giornalista si rivolge al pubblico con due ringraziamenti, uno al merito di Giovanni Floris e l'altro alla RAI, come istituzione nazionale di grande rilievo. Annuncia quindi che non ci sarà nessuna rivoluzione, ma solo alcune novità che rispetteranno le principali linee guida della trasmissione. Trasmissione improntata sulla ricerca della verità dei fatti. Sono caduti tanti muri, prosegue Giannini, e sono crollate le grandi ideologie novecentesche, sintomo di un giornalismo aperto e moderno, espressione di una profonda e rinnovata democrazia. Dopo le parole di Giannini parte il servizio sui beni culturali e poi la sigla scritta apposta dal grande Ivano Fossati. Parte quindi la copertina sul meeting dei politici a Cernobbio. Poi entra in studio Romano Prodi e insieme al conduttore guarda l'intervista a Roberto Benigni. L'intervista si svolge all'aperto e la prima domanda che Giannini rivolge a Benigni è come vede l'Italia e cosa ne pensa di Renzi. Il comico si introduce come un grande fan di Ballarò, quindi rivolge un saluto a Romano Prodi. Su Renzi Benigni con una battuta esprime il suo pensiero. Se ha fatto vincere le elezioni al PD, allora è davvero incredibile. Renzi è l'uomo delle promesse, a questo punto Benigni si toglie la giacca. È l'uomo delle riforme, secondo il comico la riforma più importante è quella della scuola, fondamenta dell'intero paese. Gli 80 euro in busta paga? Davvero un bel colpo, prosegue Benigni. Peccato che siano rimasti solo quelli nelle tasche degli italiani. Situazione molto critica anche delle banche e ormai tutto è in mano a Mario Draghi. È il mio mito, lo definisce Benigni, un uomo leggendario, Super Mario come Balotelli. Alla domanda sull'euro e sull'Europa, Benigni risponde che è sempre stato un grande fautore dell'Europa, ma che purtroppo l'euro è una moneta senza Stato. L'Europa dovrebbe essere uno scambio di sogni. Si parla quindi dell'Emilia-Romagna, rimasta senza candidato dopo lo scandalo, e si arriva poi a parlare dell'ex premier Silvio Berlusconi. Ha perso un po' di consenso dopo un ventennio, sostiene Benigni, anche se la gente lo vota anche quando non si presenta. Si arriva poi a toccare il tema delle quote rosa e dell'estate delle Renzi Girls, una cosa spettacolare e straordinaria per il comico. Alla domanda di come vede Benigni l'Italia nel 2020, il comico risponde che auspica la necessità di ritrovare la natura sorprendente che la caratterizza e di lavorare tutti assieme per un obiettivo comune, ricordandosi del futuro senza guardare sempre solo al passato. L'intervista si chiude con lo slogan lanciato da Benigni, Ricordatevi del futuro, e con un grande abbraccio al conduttore.